Ragazzi, momento della verità. Allora, Coppa Italia, finale. Andata di Europa, di, sì, magari di Europa League, di Champions League. E partita con l'Inter, fondamentalissimo. Io non so che cosa. Allora, ho rivisto tutto quanto nei minimi dettagli. Ho un dubbio. Ho un dubbio. Quel dubbio si chiama Edmundson, regista avanzato. Ho visto che lui ha i numeri per farlo. E che paradossalmente sarebbe pure più adatto come regista avanzato rispetto a quanto sia. Però voglio, ok, concentrarmi su. È la partita di Van Drongelen questa. Spero di avere ragione nel dirlo e nel farlo. Dobbiamo provarci. Va bene tutto, va bene la Champions, però c'è un no. La coppa è qui, una partita da vincere. Ora facciamolo. Facciamolo. Ho paurissima. Ho paura, ho visto il rigore, ho visto. Bibi, niente. Ho paurissima, ho paurissima. Mamma mia, ho visto rigore pure qui. Ti prego. Mi sembrava troppo bello. Mi sembrava troppo bello, mi sembrava. Mi sembrava troppo bello, sarebbe stato effettivamente meraviglioso. Non so che dire. Aia. Mamma mia, mancio! Mamma mia, mancio! Mamma mia, mancio! Io mi sa che sono sfogato, aspettate. Non ho fatto una cosa fondamentale. Se no mi sfuoco. Ecco. Oggi non posso. Avanti, avanti. Mamma mia, mancio. Mamma mia, mancio. Cosa ha preso, mancio? Incoraggia. Guarda, mancio 7.1. Non abbiamo mai vinto niente noi, vero? Sì, zero titoli lo scorso anno. Pure l'anno prima. È una lotta fra due grandi portieri oggi. Il presente e il futuro della nazionale italiana. Bravo Ugo. Bravo Ugo. Fai partire. No! Niente, è finita. Mamma mia, mancio. Mamma mia, mancio. Aia. Sì, però sto sempre senza fallo. Mamma mia. Mamma mia. Ah, niente. Mamma mia, però. Dai, cavolo. Siamo poco incisivi davanti. Molto poco incisivi. Ragazzi. Potete dare di più? Potete dare di più? Potete dare di più. Allora, raga, io non. Cioè, stiamo diventando peggio della maledizione di Bella Gutman. Vi prego. Se vinciamo mai, niente. Non si può campare così ogni anno, eh. Allora, io voglio fare una cosa. Voglio fare così. Voglio fare così. Voglio fare così.
Voglio fare così. Iperoffensivi. 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 Tutti a spinta. Iperoffensivi. Libero. Non c'è niente da perdere. Si è fatto male, BB. No, vabbè, ragazzi, vi prego. A me mi fate morire così. BB si è fatto malissimo. Dentro ARP. Come seconda punta d'attacco. Sintesi estesa. Me la voglio godere. All'ottantesimo tutti giù. Morì, va per Anastasio. Anastasio va sul fondo. Anastasio, niente! Cosa si è mangiato? Cosa si è mangiato? Non ci posso credere. Ti prego. Mamma mia, che pallaccia, Arp mio, però. Ti mamma mia, pure Gomez. Ma nelle partite che contano noi ci squagliamo, è una roba allucinante. Oh, è partito. È partito Anastasio. È rigore. Non, guarda, se non mi dai il rigore adesso. È netto. Per una volta si vede. Palesemente. Chi batte? Oh no. Niente. Basta. Basta, lo vendo, non lo non basta. Il miglior rigorista della squadra ne ha già sbagliati due. Non è normale. Non è normale. Mamma mia. Mamma mia. L'avevamo ripresa. L'avevamo ripresa. Ma manco con i mali morti. Ma io veramente. Basta. Una stagione in cui ha deluso in tantissime partite. Cioè, il rigore in finale di Coppa Italia ha sbagliato veramente. È l'ultimo chiodo sulla tua cessione. Cioè, non... Basta. 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 Non te voglio più vedere. Non te voglio più vedere. È buono, è buono, è buono. Non lo voglio più vedere comunque. Non lo voglio più vedere perché era il 2-1. Era il 2-1, era. Era il 2-1. Adesso andiamo a vincere. Questi ultimi 5 minuti. Andiamolo a vincere ora. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Più utile della stagione, sei fermi. Fermi, fermi. E io però. Che cosa faccio? No, fermi, fermi, fermi. Allora, calma. Perdi hai tempo. Il gioco. Sì. Passaggi. Sì. Sì. Non in possesso. No. Bel pressing però. Contrasti aggressivi. Fatte sentì. Ecco. 5 minuti di passione, signori. 5 minuti di passione.
5 minuti di passione. 5 minuti di passione estrema. 5 minuti di passione. Può succedere di tutto conoscendoci. I nostri cali di tensione a fine partita sono ormai ben noti alla collettività e dobbiamo ovviare questa volta. Baccolla, ti supplico, bravo Baccolla, concede solo l'angolo. Meglio l'angolo del cross. Lodali, lodali, che serve. Coraggio. 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 20 secondi. Io però quest'anno non gliela posso fare. Tra la Lazio e questi non gliela posso fare. È veramente insopportabile questa stagione. Sono passata. È finita. È finita. È finita. È finita. Manco così, moribba mio. Manco così. È finita, oh! È finita! È finita! È finita! È finita! Da un minuto! Bravissimo, Moriba! Vale quanto un gol! È finita! È finita, di grazia! È passato già un minuto oltre il recupero! Scusi, no? Mamma mia, Moriba, quanto è entrato cattivo oggi! Sotto porta no, eh! Mamma mia! Non faccio più! Il primo trofeo della stagione. Il primo trofeo della serie. Ce l'abbiamo fatta. È incredibile. Portarci mostra, però io ogni partita perdo 10 anni di vita. L'alza Tonino. Ah no, pensavo l'alzasse Tonino. Ci si è fatta alla fine. Alla fine ce l'è fatta. Allora, basta. Incredibile. Incredibile. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Io volevo fare i complimenti a Hannibal un attimo. Dov'è? Per averla. Lo posso abbracciare? Non si può abbracciare. Mi riempi d'orgoglio. Ecco. Va detto. Al vecchio Hannibal. Ma come? Ma mi puoi rifiutare? Ma oh! Abbiamo appena vinto una cosa! Ah! Vabbè. Dai, ci posso stare. Ma Natale, ma neanche c'è. Vabbè, lui però è già contento. Va bene. Primo trofeo. Ma è la prima Coppa Italia della storia dell'Udinese. Un attimo, Record. Il palmarès. Oh, allora il Parmares. No, io non voglio asso. Ma sapere che abbiamo vinto in carriera. Oh, allora. Mai vinta la Serie A. Mai vinta la Coppa. È la prima Coppa della storia dell'Udinese. La Mitropa Cup, penso. Non so cosa sia. Supercoppa nell'80. Coppa Italia. Vabbè, non ha mai vinto niente l'Udinese. Ma con Tonino si può! Ma con Tonino si può! Incredibile! Beh, Hannibal mio! Superlativo! Incredibile, fantastico! Che vuole, Inzaghi? Ah, è l'allenatore dell'Italia, Simone Inzaghi! Allora. Siamo. Dunque, bonus pagati. Ha messo sportivamente. Ah, De Zerbi? Squisito, onesto. Sì. Bene, allora. Fermi, oh. Fermo, 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 fermo. Allenamento. Fermo, 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 fermo. Calendario. Allora. Cos'è sta roba? Ah, il viaggio.
Il viaggio prima, 2 giorni di viaggio, e che andiamo in macchina, andiamo. Gioco di squadra e tenuta, no, prepartita. Poi tattica di vita senza palla, perché con questi ci serve tutta la vita. E revisione dell'abilitazione, perfetto, ok. Bene. Bene. Sto aprendo osservatori. Bene, allora. Mandano un corso di lingua. Bene. Allora. Mo è tosta. Ma io che cosa. Cioè. Roga vuole giocare. Sì. Correa giocherà. Hannibal, ci siamo quasi. Moriba, vabbè, che dire? Allora, fate un attimo vedere. Greenwood. Kulusevski e Guri, vecchio amico, è finito qua. Havertz e Camavinga. Questo è un fenomeno. Mamma mia. Che meraviglia! Che meraviglia di gioco! Ecco, io questo vorrei! Io questo vorrei! La mezzala di supporto di cui abbiamo bisogno, ma che non ci meritiamo! Ecco, questo è! Questo è! Ranch, questo è pessimo! Vabbè, sono più forti i miei qua, oh! Tanto bistattato baccollone! Gli dà una pista sia a Cucurella che a quell'altro, eh! Ah, così! Cioè! Dai, su! Meglio curato, allora. Vale la metà. Io poi i prezzi dei football manager ancora mi devono spiegare. Perché mo con tutto il bene, ma. Ma che me frega? Van Claveren, che tocca fa qui? Regaliamoci un Van Claveren per fine. Io sto cercando in tutti i modi. Non lo mollano. Lazio Cagliari. Regalino? Regalino? Pareggiotto? Pareggiotto? Porca. Sempre cigagna. Cigagnano! Io sapevo. Cigagna, invece cigagna. Cigagna. La Juve ha perso. L'Inter pure. Vabbè, allora il secondo posto sta in cassaforte, ma noi vogliamo il primo. Arriva a secondi è come arriva a ultimi, eh. Io non so, è andato vicino. Non so le bocce il calcio. O vinci o perdi. Le cose e le vie di mezzo non ci piacciono. Allora. Oh, ma chi devo corrompere per prendere questo? 40, 80 milioni. Su, niente. 4 settimane per Gaglia. Niente, mi salta pure il finale di stagione. Bravo Gaglia. Hai scelto un ottimo momento. Un ottimo momento, sì. Ottimo momento, devo dire, grazie. Molto umano. Pinheiro. A me sto Pinheiro non mi sembra tanto scarso al punto da meritarsi un 60. Scusino, eh. Ugo Felix, vabbè, questa è la fotocopia di Edmondson. Solomon approva. Vabbè. Strapagato per quello che vale. Allora. 300 panchine, mamma mia. Allora. Con lor signori. Questo voglio giocare, mister voglio giocare, mister voglio giocare. Agorè. Cioè. E chi se ne frega, non ce lo metti? Che sei d'accordo? Io boh. Non è d'accordo. È così. Punto. Sono d'accordo.
Allora, il nostro obiettivo oggettivamente, cioè, era ad arrivare il più lontano possibile. Siamo in semifinale, una roba insperata, no? Fino a qualche tempo fa. Siamo qui a giocarcela. E ce la dobbiamo giocare. Allora, io voglio provare Moriba che era entrato bene. Anastasio un po' sottotono. BB ci sta? Quanti difensori c'ho? Allora, Javier Juan e Urghela. Mi basta Urghela. Voglio soluzioni offensive. Per quanto oggi però siamo fuori. No, oggi aggrediamo. Torres van Drongelen. Il capitano, forza. Credo in voi. Ragazzi, si può fare. Regaliamoci un miracolo. Regaliamoci un sogno. Regaliamoci un'opportunità. Mamma mia, se la buttava dentro dopo la fine della frase era epico. Allora, il portiere era più forte Donnarumma di chiunque potremmo trovare di fronte oggi. Orca. Mamma mia, di quanto. Brutta. Mamma mia. A noi ci serve un gol qui. Almeno uno. È fondamentale fare almeno un gol. Perché io non ho Gagliardini al ritorno. Non me potrò coprire. È un bordello se non segno l'andata. Possiamo prenderli, ma purché si facciano. Anzi, perché si faccino? Ecco. Brutta. Mamma mia, mancio. Sì, ma cazzo, non si può soffrire così. Non si può soffrire così ogni santa domenica, ogni santo giorno. Che il nostro signore mette in terra Hannibal sul calcio d'angolo. No, l'ho vista dentro. Giuro che l'ho vista dentro. Esterni fuori fuoco oggi, eh. Edmundson, va via bene. Ugo. No. Ma col niente. Allora, primo tempo stanno giocando bene. Oh. Stiamo 0-0 col Paris Saint Germain. Stiamo a giocare bene, me ne devo lamentare. Allora, io abbasso Moriba e butto dentro Sergione. Sergione, sbaglia in alto rigore, mi raccomando, eh. Abbiamo curato, provato. Io lo cambio subito. Con Bellanova. Dai. Quale nervosismo? Bella, sei più forte tu. Aia. Mamma mia, mancio. Ci tieni in piedi, mancio. Parate su parate. No, Hannibal non gliela fa più. Allora io provo a fare una cosa. Metto Gomez a fare la mezzala, BB a fare regista e butto dentro Anastasio, mettendo Roca come trequartista. Dai, Anastasio e Roca, coppia inedita là davanti, eh. Quasi mai insieme.
Quasi mai insieme. Quasi mai insieme. Moriba si fa tutto il campo. Moriba niente. Vabbè, amarissima così, amarissima. No, Ugo, ti prego, ti prego. È la 20ª palla che mi perdi in quella zona di campo, Ugo. Cioè, non si può giocare così, Ugo, ti prego. Anello debole di questa squadra, ultimamente. Moriba, ma perché la spalla... Sei un regista arretrato per Diana. Cioè, se non la gestisci tu, ma che cazzo la deve gestire sta palla? No. L'aveva presa benissimo. L'aveva presa benissimo. Mamma mia, Mancio. Mamma mia, Mancio, Cesar Vavide. Ma 6, 7 e 6. Dai, 9 e mezzo. Bibi. 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 Bibi, fai partire. Non te per. Fai partire. Ma tu è più brutto di sempre. Mamma mia, ragazzi. Ma gliel'hai passata. Ah, era fuori gioco, meno male. Tanti due accidenti l'avrei tirato. Ugo, dai in profondità. Ma cos'è? Ma cos'è? Mamma mia, mamma mia. Bibi, può provare. L'unico brasiliano che sa dribblare, Bibi, oh, incredibile. Piede rigore, piede rigore, piede rigore. Mi viene da piangere, mi viene da piangere. Vabbè, 0-0. Ben fatto. Che io vedi, stiamo a rischiare di vincere. Che faccio? Mi lamento, non mi posso lamentare, no? Non mi posso lamentare. Premette and go. Ah, BB. Non lasciarti abbattere, dai, BB, su. Schiamone. Vabbè, ma Claveren, senti, torniamo a fine anno, tanto ormai la vedo. La vedo abbastanza. Chi è questo? Ma è peggio, 100 volte peggio di quelli che c'ho. Ma che ma fai lavorare col. Tottenham Chelsea. Allora. Mamma mia. Okay. Non si può campare così, non si può campare così. Non si può campare così. Non si può campare. È vietato campare così, è una roba. Allora, signori. Ok. Dai. Eppure qui offri contratto. Non può fare il DS? Devo fare tutto io? Sì. Che altro c'è di grande potenziale? Conti. E anche. C'è un altro. Scabbar. Vabbè, ma tu fagli firma tutto. Allora, Granieri, centrocampista. Coraggio, sì, ma qui non facciamo Rambo. Quindi, vabbè, comunque. Zanutta, comunque la banda de. Vabbè, comunque. Facci lei, come dice quello. Giovani ingaggiati, BB. Talleni bene, Mansegni, BB. Talleni bene, Mansegni. Allora.
Allora, la Champions è praticamente certa. Quindi intanto, no? Almeno quello. A me sto Zanini mi piace un botto, raga. Mi piace veramente tanto. Ma non potrò mai pagarli tutti quei soldi, no? Tre rate con 15, dai. Hanno preso tempo, vediamo. Potrebbe non essere male, eh. Potrebbe non è. Manazza! Ok, allora, noi qui ci giochiamo il campionato. Sì. Ammettiamolo, ci giochiamo il campionato noi qua oggi. Quindi Anastasio BB. Va bene lì, ok. E per quanto riguarda il resto, metterei Sergio oggi. Miglior squadra possibile. Gli altri stanno bene. Io vorrei fare un minimo di turnover in vista della partita col Paris Saint-Germain. Ma chi levi? Come fai? Non puoi. Non puoi. Farò turnover se si creano insomma, i presupposti. Ma non. Boh. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Me ne occupo io dopo. La Lazio intanto ha vinto di nuovo. Ci ha dato 10 punti, ma con 3 partite in più. Quindi c'è tutto il tempo per andare. Facciamolo! Facciamolo! Facciamo questo miracolo. Regaliamoci un sogno. Uno fermo, fermo. Credo in voi. Credo in voi. Credo in voi. Ce la facciamo, io? Spero tanto che BB si sblocchi oggi. Io non capisco chi siamo noi e chi sono loro. Ti prego, ti prego. È bellissimo tutto! È bellissimo tutto! È bellissimo tutto! Allora, è bellissimo tutto. È bellissimo tutto. Lo scudetto passa anche da qui, soprattutto da qui, perché adesso del calendario è apparentemente una passeggiata. Apparentemente una passeggiata. Poi non lo sarà nei fatti, però è apparentemente una passeggiata. Concretizziamo qui oggi. Porca miseria. Concretizziamo qui oggi. Per Diana, un 2-0 ora sarebbe il benedetto Baccolla. Ha capito quanto guadagna, gli hanno spiegato quanto è il contratto e ci ha ripensato. Ha detto: ma sai che c'è in fondo a Udine, non si sta poi così male. Scambio da solo, bene. Bella palla per Anastasio, Baccolla. Va fino in fondo, Baccolla. Indirettamente un assist meraviglioso. Doppietta. Doppietta, due come le corna del nostro piccolo Hellboy. Dai. Mamma mia, mamma mia. Mettiamo pressione alla Lazio. Mettiamo pressione alla Lazio. Mamma mia, BB. Può farcela! BB! BB! Sì! Sì, cavolo! Giocare così col Paris Saint-Germain no, eh! Vabbè che l'Inter non è il Paris Saint-Germain, però, insomma. Bello. Mazza, lo schiavetto, BB di classe. Gliela metto in quel posto con classe. Beh, ragazzi, devo dire che le condizioni per fare turnover ci sarebbero, eh. Ne facciamo un altro? Stesso schema? BB. BB. Palla in mezzo per Anastasio. Porca miseria, l'ho vista. Sotto Arzette. Baccolla. Curado. Sì, vabbè. Se si facesse un 4-0 sarei ancora più contento. Sarei ancora più contento. Bravo BB, bustone. Oh. Lancio lungo? Ma perché? Ma. Per poi tornare lì e farle. Vabbè. Baccolla. Baccolla.
a tutta fascia. Baccolla, baccolla. Tiraci Edmondson, tiraci. Niente. Murato, bellissima la mamma mia, comunque come giocano oggi. Mamma mia come giocano. Diablito, Diablito. E rigore? Un VAR che mi interviene? No, eh. Allora, io penso che secondo me Palumbone si fa i suoi bei 45. No, ragazzi, ma perché? Che gioco però, ragazzi. Che intensità. Che precisione nel fraseggio che mi ha questo Udinese oggi. Oh, ma siete riconoscibili? Ma chi so questi? Ma che siamo Real Madrid? Orpacci sua! Mamma mia. Mamma mia. Cioè, la qualità di questo fraseggio. Cioè, tutto di prima. A due tocchi. Ma BB cosa ha fatto? Signori, io non ho parole. Non facciamogliela riaprire. Perché fargliela riaprire quando potremmo farci un secondo tempo di grande relax, no? Potrebbe essere di immenso relax il secondo tempo. Facciamo che lo sia. Niente. Vabbè, cambia poco su, tanto 4-1, 4-0. Sempre 3 gol di vantaggio. Calmali. Avrei dovuto fare forse più turnover in vista del Paris Saint-Germain, però... Beh, ragazzi, ce l'ha che... No, no, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Non puoi, era bellissimo. Inconcepibile. Allora, continuate così. Vabbè, ecco. Allora, fuori Hannibal e Ugo, per forza. Palumbo e Moriba. E l'ultimo cambio ce lo teniamo. Mamma mia, Mancio! Mamma mia, Mancio! Nostra. Tripletta d'Anastasio. Una meraviglia. Una meraviglia la tripletta di Anastasio. Diablito is on fire oggi. Allora a questo punto farei uscire anche il più stanco fra Curado e Baccolla. Chi è che sta giocando peggio? Curado dentro. Bellanova. Dai. Calmiamoli. Io abbasserei pure il ritmo. Posso dire? Ecco. No. Vuole farli stancare il meno possibile. Se ci si riuscisse. Ecco. Vorrei farvi rilassare, ragazzi. Questi ultimi minuti. Poco pressing, ritmi bassi. Se la passiamo. Ci raccontiamo un po' di storie. Mamma mia.
Ah, Correa è finito all'Inter. Aia, mamma mia, di solito quando è così è sempre go. Con calma. Ritmi bassi, perdite tempo. Non c'è ancora appresso nessuno. La statua ne fa un altro. Niente, ci hanno levato pure qui. No, ma comunque dai, ragazzi, è uno schifo così però, eh. Già prima non mai fatta di vedere. E a me sta cosa non mi va bene. L'aveva fatti 5 Anastasio, l'aveva fatti 5, questa se te la fanno vedere vuol dire che fuori gioco c'è. L'altra non me l'hanno fatta vedere. Fallo uscire, fallo uscire, fallo uscire, Moriba, per carità. Che cazzarola però, è il terzo, l'aveva fatti 6. Io veramente. Tre gol annullati, oh. Ma dai! Ma su! Io non ho mai visto tre gol annullati. Giusto a Morata, forse. No, manca a Morata mi sa tre gol annullati, eh. Inter impresentabile, comunque, eh. 4 pere, stavamo a giocare tipo oratorio noi. Bene, bravi. Incredibile. Moriba 5 giorni. Sente, salta. Salta ritorno col Parì. Allora, io vorrei fare una cosa adesso. In vista della partita col Parì. Che è qua. Io farei una giornata di riposo. Va bene, rafforzamento dei legami e riabilitazione. Così facciamo 2 giorni di riabilitazione con riposo in mezzo. Rafforzamento dei legami. Ok, ragazzi, questo è per ora. Siamo lì, allora la Lazio dista 7 lunghezze, 3 partite al termine per loro e un punto di vantaggio su di noi se riusciamo a fare filotto anche noi. La Champions è sicura, 5 partite, 15 punti a disposizione, la Roma ne può fare al massimo 12, arriverebbero a 72, ce ne bastano 2, vanno a fare, cioè dai, insomma. No, che poi neanche la Roma, ce ne basta uno, perché al Torino, no, al Torino ne può fare, gli mancano 5 partite, 3 per 5, 15, voleva la stessa 74, 4 punti ci servono, 4 punti, vabbè, 4 punti in 5 partite, la Champions è cosa fatta, la Champions è dura, andare avanti, però, oh, raga, allora, io direi che a questo punto credo sia doveroso darci appuntamento a lunedì, la live canonica, finiremo la stagione, vedremo fin dove riusciremo ad arrivare. Vi aspetto, la farò intorno alle 6, credo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei partite da giocare e una piccola idea di quella che potrebbe essere poi la prossima stagione. Inizieremo a valutare un po' il mercato. Quindi, ragazzi, grazie come sempre, un abbraccione a tutti. Forza Udinesi, a questo punto è proprio il caso di dirlo. E vediamo che si riesce a fare. Fermo restando che qualora dovesse essere secondo posto in campionato, avremmo comunque fatto una stagione monumentale. Una coppa si è portata via. In Champions siamo in semifinale, ragazzi. Cioè, l'aspettativa era sì competitivo. Siamo là. Siamo là. Non so se riusciamo a far miracolo, ma siamo là. Per cui è stata una stagione tutto sommato, molto, molto positiva. Quindi speriamo di renderla indimenticabile, ma se così non fosse. Ci saremmo comunque fatti una bella stagione. Ragazzi, io per adesso vi saluto. Ci vediamo lunedì, mi raccomando, in diretta e ce la godremo. Quantomeno ce la godremo.